Pronto? Bene! Un punto di riferimento per i lavoratori del mare. Un presidio fortemente voluto in una città a grande vocazione marittima. Taglio del nastro questa mattina per la sede di Torre del Greco della Will Trasporti Campania in via Madonna del Principio, intitolata ad Aniello Strazzulli. All'inaugurazione sono intervenuti rappresentanti a tutti i livelli del sindacato, la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, il sindaco Giovanni Palomba, i familiari di Strazzulli, nonché rappresentanti del settore marittimo. Un'altra sede nella regione Campania, noi come Will Trasporti stiamo aprendo molte sedi in tutto il territorio nazionale, vuol dire che siamo nella direzione giusta, la Will Trasporti cresce perché sta in mezzo alla gente, sta in mezzo alle persone, nei luoghi di lavoro, nelle città, nei punti di maggiore aggregazione dove si sente maggior bisogno di sindacato. Lo dedichiamo a una persona straordinaria, una persona che ha dato la sua vita per la Will Trasporti, per i problemi dei marittimi. Noi abbiamo un'idea. Che non ci può essere sviluppo economico se non c'è sviluppo sociale e quindi alla grande necessità di dare maggiori infrastrutture al sud per avvicinarlo al nord deve anche vedere maggiore attenzione ai problemi sociali, quindi con una crescita sociale, i problemi delle persone, la persona al centro, la valorizzazione della persona, del lavoro stabile, dell'eliminazione delle differenze di genere, maggiori opportunità per le donne e per i giovani. Il senso e l'importanza di avere un presidio di riferimento in questa città? È importante per le migliaia di lavoratori marittimi, ma i trasporti fanno insieme alla UIL un lavoro fondamentale e Quattro del Greco, questa sede, può essere non solo per gli aiuti contrattuali ma anche per dare ulteriori servizi alle cittadine e ai cittadini di Torre del Greco. Una sede che nasce nel solco del lavoro e dell'impegno profuso da Aniello Strazzulli. Sì, è una dedica importante perché per noi è stato fondamentale, soprattutto durante la pandemia, avere il suo supporto e il suo collegamento con tanti amici lavoratori marittimi di questa realtà. Aniello purtroppo qualche mese fa ci ha lasciato, era un suo sogno, un suo desiderio, noi l'abbiamo soltanto ripreso per dare continuità a questo territorio delle attività che faceva Aniello, che si occupava di marittimi. Quindi io voglio dire, adesso i marittimi di Torre del Greco hanno un punto di riferimento in questa sede e non solo i marittimi, tutte le attività organizzate dalla UIL Trasporti, ma anche, voglio dire, essendo la UIL sindacato dei cittadini, anche per le attività fiscali, legali e tutte le altre cose di cui il cittadino ha bisogno. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per la consegna di una targa alla famiglia. La testimonianza che abbiamo ricevuto stamattina con una presenza copiosa di tanti marittimi e delle loro famiglie ci dice esattamente chi era Aniello Strazzulli. Ma stamattina non soltanto c'è stata la vicinanza delle persone che hanno voluto bene ad Aniello Strazzulli e che si sono fidate ed affidate a lui, ma stamattina c'è stata tutta la Will Trasporti in ogni sua declinazione, dal nazionale al regionale al locale, che ha voluto rendere omaggio con questa inaugurazione della sede intitolata proprio ad Aniello a un uomo che ha saputo fare del mandato sindacale una mission a 360 gradi. Noi vogliamo, anche grazie a questa sede, proprio qui a Torre del Greco, ridare dignità a quello che è un mestiere straordinario, un lavoro usurante, troppo spesso non considerato e, se volete, anche mortificato, ma che ha reso Torre del Greco uno dei comparti marittimi più importanti e più grandi del nostro paese, e noi vogliamo continuare a vantarcene ridando dignità a questi lavoratori che hanno bisogno di attenzione e hanno bisogno di politiche concrete. L'inaugurazione di oggi è stata anche l'occasione per consegnare una targa alla famiglia di Aniello. È stata un'iniziativa della Will Trasporti proprio a testimonianza e come riconoscimento che quell'impegno è stato un impegno importante ed è anche stata la testimonianza di una voglia di continuare questo impegno. Questa sede era il sogno di mio padre,
che tanto si è speso per i marittimi di questo territorio. Un momento importante stamattina per la famiglia di Aniello Strazzulli con l'inaugurazione di questa sede della Will Trasporti Campania qui a Torre del Greco, un ricordo e una testimonianza di tante persone per il lavoro profuso da suo padre. Sì, stamattina qui si è concluso appunto un progetto portato da papà, da tanto tempo si è speso per i marittimi e fortunatamente grazie alla Will Trasporti e Loredana Araia abbiamo permesso che questo ufficio sia intitolato alla grandezza del mio papà, quindi Aniello Strazzulli. Saremo qui, ci sarò io, mi affiancherà Antonio Urciolo e porteremo avanti questo suo progetto per tutti i marittimi.